Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come appunto applicare queste bande nere che si vedono soprattutto nei film al cinema, no? Quelle al di sopra e al di sotto, dette anche letterbox. In questo caso andiamo a vedere come crearle animate, ma si possono anche comunque mettere fisse. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo il nostro Premiere, io ho importato questo video di questa montagna che ho trovato, quindi lo importiamo nella nostra sequenza, e quello che dobbiamo andare a fare è andare su nuovo livello e andare a fare un nuovo livello di regolazione. Teniamo i parametri secondo il nostro filmato, appunto 1920x1080, facciamo ok, lo prendiamo e lo mettiamo al di sopra della nostra sequenza. Ora andiamo su effetti, andiamo a scrivere ritaglia, e sotto a effetti video trasformazione c'è l'effetto ritaglia, lo prendiamo e lo posizioniamo sopra al livello di regolazione. Ora, se vogliamo farlo animato, quello che dobbiamo andare a fare è tipo spostarci tipo verso i 5 secondi quando vogliamo che inizi appunto l'effetto, e qui nel pannello degli effetti, appunto, come vedete c'è l'effetto ritaglia, andiamo a selezionare alto, quindi facciamo il marcatore, e basso, facciamo un altro marcatore. Andiamo avanti tipo di 3 secondi, quindi andiamo a 8, o la durata che comunque volete che duri il vostro effetto, e non ci basterà altro che andare a selezionare quanto vogliamo ritagliare. Io di solito uso un 12%, quindi 12 in alto e 12 in basso. In questo modo, come vedete, ci dà le nostre bande nere, e se noi andiamo a vedere l'effetto che ci dà, appunto, è questo qui, ossia il classico effetto con le due bande nere di quelle che si vedono al cinema. Nel caso le volessimo fisse, la cosa è molto più semplice, perché comunque ci basterà, invece di andare a selezionare la comparsa graduale, noi andiamo subito a dirgli all'inizio della clip 12 e 12, e la nostra clip quindi sarà interamente con le nostre bande nere effetto cinema. Nel caso qui che viene tagliato la punta della montagna, si può andare anche a abbassare il video in modo che comunque rimanga pressoché autentico come l'originale, quindi si vede la punta della montagna, e in questo caso abbiamo il nostro effetto con le nostre bande nere. Bene, questo è un tutorial molto semplice, però visto che alcuni me l'hanno chiesto, mi hanno detto, ma perché tu nel tutorial non metti le bande nere, sai, 16 noni? Semplicemente io non le metto perché mi è più comodo tenere lo schermo tutto intero per far visualizzare meglio appunto il tutorial, e poi non è un film, quindi non è così importante avere le bande nere. Comunque questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa, se avete una qualche domanda, una qualche richiesta, pur che possa, cercherò con piacere di accontentarvi. Visitate il mio sito www.studio-72.net, e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!